brasato di manzo al barolo. Gli ingredienti sono, come vedete, appunto il manzo, il vino rosso, sale e pepe, del burro, le verdure che accompagnano il brasato durante la cottura, lo spicco d'aglio, un bouquet garni che è fatto di timo, foglie d'alloro e code di prezzemolo, un poco di cognac, la farina. Ricordatevi di prendere della carne dei pezzi un po' mostosi, in maniera che al termine della cottura, ecco, io adesso prendo questi due pezzi già preparati, durante la cottura, al termine della cottura la carne sia non così asciutta, ma che sia morbida, anche soprattutto quando è ben cotta. Allora, saliamo leggermente. La passiamo leggermente, intanto che accendiamo. Mettiamo a sciogliere un pezzo di burro. Passiamo la carne leggermente nella farina. Questo ci servirà perché al termine della cottura quel poco di farina con il condimento serve a legare la salsa. Ecco, il burro è ben caldo. Ricordatevi sempre di usare delle pentole o delle padelle sempre in misura del pezzo che andate a cuocere, questo vi eviterà anche di far bruciare il condimento intorno. Ecco, aggiungiamo a questo punto le verdure. Facciamo insaporire. Come vedrete, queste verdure servono semplicemente per dare diciamo la parte aromatica alla salsa. Voi sapete che la carne dà i valori nutritivi e la struttura praticamente alla salsa. La parte aromatica sono le verdure. Questa dolcezza che viene conferita a una salsa ben eseguita, ben fatta, è una dolcezza aromatica, non è una dolcezza di zuccheri. Bagniamo con un poco di cognac. Vediamo se riusciamo a fiammeggiare. Facciamo evaporare l'alcol. Bagniamo con il vino rosso. Quando il vino sarà completamente ridotto, aggiungeremo dell'acqua a coprire, oppure del brodo, o se avete del fondo bruno, anche del fondo bruno. Ecco, a questo punto il vino è completamente ridotto, possiamo aggiungere l'aglio, il mazzetto guarnito, e l'acqua, o appunto il brodo, quello che avete, a coprire. L'acqua naturalmente deve essere calda. Lo portiamo all'ebollizione,
regoliamo la fiamma e cuociamo per circa 2 ore, poi vedremo dopo, controlleremo la cottura. Sono passate circa 2 ore, il brasato dovrebbe essere pronto. Intanto abbiamo preparato delle verdure che serviranno da guarnizione per finire il piatto. Ecco, la carne è pronta, spegniamo il fuoco un attimo. La togliamo per un istante dalla sua salsa. La filtriamo in modo da eliminare le verdure che a questo punto sono state sfruttate, meglio non più usare. Sono servite appunto a dare la parte aromatica alla salsa. La rimettiamo sul fuoco, riaggiungiamo la carne. Mettiamo le verdure. Che sono state solamente appunto sbianchite, un attimo giusto per rinsaporire il tutto. Le verdure vengono aggiunte alla carne dopo essere state sbianchite. Cosa vuol dire sbianchire? Significa far cuocere in questo caso una verdura in acqua salata e scolarla quando è ancora al dente. Si passa quindi nell'acqua ghiacciata in modo da fermarne la cottura. La sbianchitura vi permette di preparare tutte le verdure prima e di aggiungerle all'ultimo momento, arricchendo così il piatto senza far perdere alle stesse il loro profumo originale e le preziose vitamine. E poi andiamo a piazzare. Questa volta non taglieremo alle porzioni, ma lo disporremo il piatto solamente così, come è terminato. Versando sopra la sua salsa e le sue verdure. Manzo al barolo. Ingredienti per 4 persone. 1 kg di spalla di manzo, 80 g di burro, mezzo litro di vino Barolo, 2 carote, 1 cipolla, 2 gambi di sedano, un mazzetto aromatico con alloro, timo e gambi di prezzemolo, farina bianca, sale e pepe in grani.